Con l'esplosione del boom economico degli anni 60, anche Palermo si avvia a diventare una grande metropoli. È il decennio felice e spensierato in cui la città è governata dai democristiani Gioia, Lima e Ciancimino, i quali, insensibili a ogni melenza nostalgia, autorizzano con determinazione l'uso delle ruspe e della dinamite per edificare una nuova Palermo che finalmente possa meritatamente essere chiamata felicissima. Oggi i moralisti definiscono quel periodo irripetibile come il sacco di Palermo, ma il nostro Ciccio Mira, che fu sempre un battagliero democristiano, non condivide per niente questo severo giudizio. La mafia, diciamo che mi piaceva, no, mi piaceva perché dava lavoro, le persone avevano palazzi, insomma, tutti questi palazzi che, insomma, con i pilastri. Vabbè, i pilastri, quelli che la gente meritava di essere pilastrato, era giusto. Cioè, diciamo, pilastrato che cosa vuol dire? Messo in un pilastro. Vuol dire che faceva male alle persone, insomma. Siccome la giustizia dello Stato era lenta, ce la facevamo da noi. Negli anni 70 Palermo è protagonista di grandi fermenti musicali, dove viene perfino organizzato il primo e unico festival pop italiano, con ospiti come Duke Ellington e l'irresistibile Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman.